Sportivi, buonasera, siete collegati in diretta con la tensostruttura Paolo Borsellino in Bitonto, dove sta per andare in scena la seconda giornata della Coppa Puglia di calcio a 5 femminile fra la Polisportiva Bitonto e il Molfetta. Una prima gara per le ragazze di Mister Genchi, che ormai entrano anche loro di diritto a far parte di questa Coppa Puglia. Impegno sicuramente non facile, perché nel Molfetta giocano quasi tutte le ragazze che l'hanno scorso. Due, possiamo dire. Esatto. Quasi tutte le ragazze che l'anno scorso giocavano nella Polisportiva 5. Come al solito, la telecronaca è affidata a Michele Cutugno De Palma. Noi ci sentiamo durante il corso della partita. Buona partita a tutti e logicamente forza alle ragazze della Polisportiva 5 Bitonto. Buonasera a tutti, saluto amici sportivi qui da Bitonto. Quindi dicevo, un derby sentitissimo quello tra Bitonto e Molfetta, appunto perché è Molfetta e tre quarti l'anno scorso hanno militato nel Bitonto, iniziale dall'allenatore mister Roberto Varano, cioè tutti ricordiamo sulla panchina verde per tante stagioni, ma quello ormai è il passato, si deve pensare al presente. E questo dice che il Bitonto è in testa alla classifica con 7 vittorie in 7 partite. Il Molfetta in campionato segue con 5 vittorie in 7 partite, quindi un match che sarà ad altissima tensione. Veramente speriamo di divertirci e di farvi divertire, amici sportivi. Tutto è pronto qui al Paolo Borsellino, un match da giorni sentito. Allora vedremo, il grande giorno è arrivato, vedremo come le nostre ragazze capoliste in campionato imbattute affronteranno questo match. Diciamo così, il match più importante di cui della stagione, soprattutto per quello che vale, che va ben oltre i 3 punti. Un derby è sempre un derby, quando poi soprattutto c'è da affrontare il recente passato, la contesa diventa ancora più importante. Un Bitonto che parla due assenze importanti, quella domenica scorsa, fuori Chiara Russo per infortunio, e fuori perché impegnata altrove, Barbara Papapisco. Tutto è pronto per il qui a Bitonto, inizia il Molfetta che attacca da destra verso sinistra, risponde il Bitonto in classica tenuta nero-verde, da sinistra verso destra, si parte per Paolo Borsellino, subito avanza il Molfetta in casacca in tenuta arancio-nero, subito il Molfetta. Numero 7 Pati da questa parte per il capitano, ancora il Molfetta. Numero 3 Barbaro, poi Antonino, uno dei tantissimi ex di questa partita. Primo fallo di La Rossa e danni di Antonino. Subito il Molfetta. Pati da questa parte per il capitano, numero 17 Cortese, esce subito Tempesta, il Tempesta Bitontino, due Tempeste in campo, c'è anche quella del Molfetta, anche lei dal passato nero-verde, rimessa per il Bitonto con il capitano La Rossa, trascinatore del Leoncelle fin qui in campionato. Grande aver aggiunto quello di La Rossa, intanto Mazzaro. 3 gol per lei domenica scorsa qui contro il Sirio, è successo 8-2, il settimo consecutivo in campionato. Bitonto a punteggio pieno dopo 7 partite, intanto La Rossa, sempre La Rossa, ancora La Rossa, esce bene e para Jacobone, estremo difensore del Molfetta. Da questa parte quindi riparte Cortese, Antonino Mazzaro, rimessa per il Bitonto, trasfera, c'è La Rossa, Mazzaro, Azzarino, La Rossa, Anaclerio, Azzarino perde palla, rimessa per il Molfetta, trasfera, c'è Cortese, anzi Antonino, ora per Cortese, poggia la palla la squadra molfettese di mister Roberta Varano, rimessa per il Bitonto, La Rossa, Mazzaro per Azzarino, fermata, riparte il Molfetta da questa parte con prova, ha provato Pati, La Rossa,
sulla sfera Mazzaro, ancora La Rossa, capitano La Rossa, Mazzaro anticipato all'Aclerio, quindi Pati, prova Pati, fermata da La Rossa, riparte il Bitonto, La Rossa, bene per Mazzaro, Mazzaro fermato il contropiede, scontro anche abbastanza duro quello tra Mazzaro e Pati, piazzato per il Bitonto. Nicola, gara fin qui molto equilibrata, partita molto equilibrata, sono passati 3 minuti e 10 secondi ma il ritmo è molto molto alto da ambo le parti. Molfetta che subito ha cominciato ad attaccare, Bitonto prima in difesa poi in attacco, è una partita tutta da seguire perché sarà una bella partita sicuramente. Assolutamente sì, tra due squadre fortissime, cioè segnano tanto. Segnaliamo anche il pubblico delle annotazioni qui al Pomo Borsellino. Bitonto intanto La Rossa, La Rossa all'Aclerio, all'Aclerio, prima chance del Bitonto, all'Aclerio, non c'entra la persa, dicevo pubblico nella grande occasione qui al Pomo Borsellino, la gente ha risposto, è quello che ci si aspettava, quindi grande pubblico anche qui per questa intanto tempesta. La Rossa, pubblico degno di questa serata di Coppa Italia, Coppa Puglia tra Bitonto e Molfetta. Bitonto all'esordio in questa competizione, invece Molfetta è al secondo appuntamento, il primo è stato un successo abbastanza facile contro il Canosa. Intanto all'Aclerio, La Rossa, braccata da Pati, Pati, forse c'era un fallo ma così non è, tanto Azzarino, il match si alza, i primi ritmi incandescente, La Rossa, La Rossa, La Rossa messa a terra, calcio piazzato, intervento deciso quello di Capitan Cortese. Nicola, l'ho detto che il ritmo è alto, le ragazze stanno attaccando in blocco, il Molfetta si sta difendendo come è giusto che sia, una partita abbastanza maschia fra virgolette è un termine che usiamo per definire un po' insomma come è la gara, però veramente il Bitonto sta attaccando insomma di gran lena e potrebbe anche essere questa la chiave di lettura, perché vedo che le ragazze del Molfetta chiudono su ogni spazio disponibile. Calcio piazzato sulla sfera, c'è Capitan La Rossa, parte La Rossa, si oppone bene Jacopone, la tensione si taglia a fette qui al Pomo Borsellino, anche tantissima la presenza molfettese, d'altronde Molfetta è un derby sentitissimo al di là della Coppa Puglia, al di là dei tre punti. Intanto ci ha provato Azzarino di piede, ha risposto bene Jacopone, seconda chance del Bitonto in questo inizio match, il piedone di Jacopone ha detto di no ad Azzarino. Intanto Mazzaro, 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 Jacopone salva le sue e il Bitonto inizia ad attaccare con insistenza verso la porta molfettese. La Rossa tenta per Anaclerio, Anaclerio, La Rossa messa a terra, anzi no, per l'arbitro è tutto regolare, da rivedere questo intervento ai danni di Capitan La Rossa. Intanto il Molfetta riparte, gara assolutamente incandescente come ci si aspettava e come deve essere un derby. Intanto d'applausi questo tentativo molfettese, per fortuna il Molfetta non ha centrato la porta, ma d'applausi questa azione offensiva del Molfetta che d'altronde in questo campionato finora ha segnato tantissimo e anche in Coppa Italia, quindi è un attacco formidabile il Molfetta di mister Roberta Varano, una squadra assolutamente competitiva. Intanto Pati, tempesta, in qualche modo salva, ma la gara è incandescente amici sportivi qui al Pomo Borsellino. Intanto La Rossa, voto di prestigio, ma si porta la palla fuori, c'è tantissima tensione in campo, entrambe sentono questa competizione, questa partita è un derby sentitissimo tra Bitonto e Molfetta, anzi tra Bitonto e Bitonto 2, visto come si è detto in precedenza che tre quarti di Molfetta l'anno scorso era con le casacca nero-verde. Tanto Capitan Cortese, uno dei tanti
ad esempio Antonino, faccia la palla il Molfetta, Anaclerio messa a terra, e ce ne vuole per mettere a terra Anaclerio. Si lotta su ogni pallone, la tensione è altissima qui al Paolo Borsellino per questo incredibile mercoledì di Coppa Puglia nel calcio a 5 femminile, che per fortuna ha richiamato tantissima gente qui al polifunzionale. Bitontino intanto perde questa palla in Molfetta, un Molfetta che però si sta districando abbastanza bene, conferma di essere una squadra in salute, di non avere alcun tipo di timore verso il Bitonto, e la gioca alla pari. E d'altronde la squadra molfettese ha tutte le armi per poter far male alle neroverdi. Intanto Pati da questa parte, il Molfetta sempre Pati, fermata la rossa, riparte il Bitonto, la rossa, interviene sulla palla Pati, ancora Pati, Pati, ma Tempesta dice di no Anaclerio, la rossa, Azzarino, Jacopone. Una gara senza soluzione di continuità, Nicola, una gara bellissima, una gara splendida, una gara che effettivamente ha chiamato qui stasera al Borsellino tantissima gente, sia da Bitonto che da Molfetta, e probabilmente il Paolo Borsellino avrebbe anche necessità di essere pieno quando le ragazze giocano la domenica pomeriggio in campionato, perché veramente stanno facendo molto molto bene, come stanno facendo stasera molto bene il loro gioco. Come ho detto prima, bisognerà lottare su ogni palla perché non è facile questa partita. Il Molfetta è messo molto bene in campo, altrettanto il Bitonto. Dobbiamo aspettare l'esito perché sarà il classico episodio che potrà sbloccare la partita o chiudere definitivamente la partita stessa. Assolutamente, tanto prova Tempesta. Diciamo che il Bitonto paga anche la presenza del Bitonto Calcio, che quest'anno sta volando, e auguriamo ogni bene alla squadra di mister Taurino, chiaramente. Intanto Giovanna Buono, ex Giovanna Buono, intanto con il Molfetta, Giovanna Buono, l'anno scorso tanti gol col Bitonto, ora non si intende con la compagna di squadra, una delle tantissime ex del match, Giovanna Buono. Mazzaro, gara fin qui equilibratissima, un Bitonto che ha avuto però tre chance importanti per passare in vantaggio, sulle quali è stata sempre pronta e attenta Jacopone. Intanto la rossa cede un po' troppo, si porta la palla fuori, rimessa per il Bitonto. Un clima incandescente al decimo, un terzo è andato via in questo primo tempo, gara incandescente, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0. Intanto qui confusione dell'arbitro, non si capisce che la rimessa alla fine bitontina, Anaclerio, Azzarino, la rossa, Mazzaro angola troppo la sfera, un Molfetta che si difende bene con ordine, e il Bitonto è costretto, almeno finora, ad agire sugli esterni e con i tiri da fuori. Intanto prova Napoli, ci ha provato Napoli, non si è intesa con Giovanna Buono. Intanto la rossa, vince un contrasto, poi per Azzarino, Mazzaro, Anaclerio, prova Mazzaro, il Molfetta ha tutto difeso bene, arroccato, la rossa, ha provato Jacopone in calcio d'angolo. La gara che non conosce soste, capovolgimenti da ambo le parti, e finora un bellissimo mercoledì sera di calcio a 5 femminile. Tanto qui ci ha provato la rossa, ma la palla che è spenta non di poco fuori. Dodicesimo in questo primo tempo, punteggio è fermo, inchiodato sullo 0-0 in questo derby di Coppa Puglia tra Bitonto e Molfetta. Bitonto capolista in campionato con 21 punti su 21, il Molfetta è quarto dunque con 15 punti, con 5 vittorie, solo 2 sconfitte, peraltro giunte entrambe in casa.
entrambe le squadre hanno negli attacchi atomici il loro DNA, anche se il Molfetta ha subito in campionato più gol del Bitonto. Bitonto che può contare sulla possenza e presenza in porta di Maria Giovanna Tempesta, un portierone che in più di qualche circostanza ha tolto più di qualche castagna dal fuoco alle sue. Intanto Azzarino all'Aclerio, e il Bitonto passa il vantaggio. Carmela all'Aclerio, ha segnato con il numero 4 Carmela all'Aclerio. Bellissima azione del Bitonto, triangolo Azzarino all'Aclerio, con quest'ultima che non ha lasciato scampo a Jacobone. Nicola, Bitonto 1 Molfetta 0. Sì, bellissimo gol di Carmela Anaclerio. Stavo dando un'occhiata alla disposizione in campo delle ragazze. Vedo che il Molfetta ha qualche difficoltà a coprire forse un po' la parte centrale, tanto che proprio è stata il nostro capitano che si è incuneato nel centro e ha passato poi Anaclerio. Probabilmente bisognerebbe sfruttare un po' di più la zona centrale, perché vedo che il Molfetta ha qualche problemino in più, mentre sulle fasce continua ancora a proteggere la palla molto bene. Assolutamente sì, giusta la lettura di Nicola. Ora vedremo come cambierà e mentalmente e tatticamente questa partita, nella quale ha rotto il ghiaccio Carmela Anaclerio, il pivot nero-verde, uno dei tanti acquisti di sostanza del gruppo Entini di quest'estate. Gruppo Entini che, ricordiamo, ha veramente messo a terra tante risorse per rinforzare la squadra e per l'accesso in Serie B, cosa mai successa nel calcio femminile bitontino. Nicola. Sì, non ci nascondiamo dietro al fatto, ho parlato molto spesso con il presidente Silvano Entini, lui quest'anno ha messo giù questa squadra perché vuole andare oltre, molto oltre rispetto al campionato di Serie C. Onestamente il Bitonto ha tutte le carte quest'anno per fare un ottimo campionato. Assolutamente sì, intanto ci ha provato Giovanna Buono, risposta pronta e attenta di Maria Giovanna Tempesta. Il Molfetta è c'è, è vivo, e d'altronde lo dicevamo poc'anzi, ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il Bitonto. Enorme potenziale offensivo per la squadra di mister Roberta Varano. Tanto Anaclerio prova il Bitonto ancora, forse c'è un fallo su Pantaleo, rimessa per il Bitonto. Era evidente la trattenuta e danni di Pantaleo, ma d'altronde si continua a giocare. Rimessa. Michele, la cosa strana è che noi abbiamo visto che la maglia della nostra ragazza è stata tirata, l'arbitro che era là non ha visto. Vabbè, purtroppo succede. Mazzaro, questa palombella per Anaclerio, la rossa, palla troppo forte quella di Anaclerio per la rossa. Dicevo, ingenti le risorse messe a terra quest'estate dal presidente Silvano Entini, e la squadra finora sta rispondendo alla grande. Soltanto vittorie per la banda di mister Lorenzo Genchi, il condottiero in panchina di questo gruppo meraviglioso capitanato da la rossa. Intanto riparte il Molfetta, la conclusione, ci ha provato da fuori il Molfetta, il numero 3 Barbaro, tiro che si è spento fuori, ma il Molfetta, che nonostante il gol subito non si disunisce, anzi gioca come sa, tranquillo. Mazzaro, ancora Mazzaro, sempre Mazzaro, ha rischiato tantissimo in questo caso Mazzaro contro Giovanna Buono. Intanto Pantaleo, la rossa, sempre la rossa, tiene palla la rossa, messa a terra senza fallo. Gara incredibilmente accesa, tanti contrasti al centrocampo, fallo e danni di Giovanna Buono. Nicola, notiamo tanti falli sulla rossa ma nessun fischio. Sì, effettivamente ci sono tanti, troppi falli probabilmente. L'arbitro ha perso un po' la situazione, sì, la situazione gli sta sfuggendo un attimo di mano, perché ci sono troppi falli.
E comunque, a prescindere da questo, poi lo guarderemo durante il corso della partita, fare troppi fraseggi davanti al portiere è pericolosissimo, perché le ragazze del Molfetta si avventano veramente come aquile sulla loro preda, per cui bisogna essere molto molto attenti ad evitare questi giochi, questi dribbling di troppo che già durante il campionato abbiamo visto qualche volta di più. Assolutamente sì. Tanto prova Antonino, Mazzaro, Giovanna Buono ci ha tentato, muro di Flora La Rossa. Molfetta, time out chiesto da mister Lorenzo Genchi. Finora partita molto bella, molto vibrante, Bitonto in vantaggio grazie al guizzo dell'Atlerio con l'1-2 bellissimo con Lazzarino, ma il Molfetta c'è in campo, è presente, si vede, e sicuramente i tifosi qui al Polo Borsellino e voi che ci state guardando da casa non vi state assolutamente annoiando in questa Coppa Puglia tra Bitonto e Molfetta. Siamo a due terzi di primo tempo, partita bellissima, tutta da vivere, 18esimo, quasi 20esimo del primo tempo, Bitonto 1, Molfetta 0, ma la gara è assolutamente equilibrata, sul filo del rasoio, entrambe possono vincere, entrambe vogliono vincere, e vedremo alla fine chi arriva la meglio tra il Bitonto e il Molfetta in questo turno di Coppa Puglia. Il Bitonto all'esordio dopo aver rimandato il match con il San Severo, invece il Molfetta è al secondo appuntamento, il primo ha vinto abbastanza agevolmente con il Canosa. Tempesta, Mazzaro per Anaclerio, notevole la stazza di Anaclerio, La Rossa, Pantaleo, tiro deviato, angolo per il Bitonto, ha avuto spazio per calciare Pantaleo, angolo per il Bitonto, sempre Pantaleo, Mazzaro, Anaclerio ci ha provato di tacco, Jacopone attenta anche perché è centrale questa volta, tanto si perde il Molfetta, intanto Anaclerio ancora per Pantaleo, fa rimbalzare troppo la palla, rimessa per il Molfetta da questa parte, Pati, Pantaleo, Anaclerio all'indietro per Mazzaro, Pantaleo, non ha fretta il Bitonto e vantaggio 1-0, intanto qui non si intendono Mazzaro e La Rossa. Antonino, Giacò, Pati, ora Pati, Giacò, Pati, Antonino perde palla, Anaclerio esce alla disperata, va bene Jacopone, il match non conosce sosta, tanto richiama la panchina molfettese l'arbitro, ha qualcosa da dire alle ragazze in panchina del Molfetta. Tanto bellissimo pubblico qui al Polo Borsellino, la città ha risposto bene all'invito della polisportiva e sta sostenendo incessantemente le Lioncelle in questa gara di Coppa Italia. La Rossa per approvare per Lazzarino, intanto Pati, calcio piazzato, giallo per Capitan La Rossa, fallo di La Rossa su Pati, primo giallo di questo match. Nicola, diciamo, La Rossa un po' nervosa finora. Sì,
sì, effettivamente il nostro capitano oggi è abbastanza nervoso e forse per questo motivo poi logicamente è scattato il giallo. La squadra deve comunque continuare a rimanere calma e tranquilla perché di tempo ce n'è a sufficienza, siamo in vantaggio, non dobbiamo assolutamente perdere la testa. È una partita difficile, l'abbiamo detto, l'abbiamo capito, dobbiamo soltanto continuare a giocare come sappiamo fare. Calcio piazzato, parte Pati, la palla si spegne sul fondo. Interessante comunque il tentativo di numero 7 del Molfetta. Un punto di forza dalla squadra di mister Roberta Varano. La rossa, Mazzaro, Azzarino, braccata bene da Antonino. Intanto ancora Pati, avanza Pati, ci porta la palla sul fondo, anche braccata da Mazzaro e la rossa, sempre la rossa, non si intende con Mazzaro, poi Molfetta perde palla, Minafra, la rossa, Mazzaro, Minafra, anzi no, Azzarino, braccata bene da Antonino, Giovanna Buono, in qualche modo riesce a interrompere la minaccia. Mazzaro, ci ha provato Azzarino, Minafra, Antonino senza complimenti, fa ribalzare la palla su Minafra e guadagna la rimessa dal fondo. Nicola, il Molfetta non si è scomposto al gol subito. No, assolutamente, non ha subito il gol, cioè è rimasta comunque molto lucida su quello che doveva fare in campo e sta continuando ad attaccare. È una bellissima partita, onestamente è una bellissima partita, lo si sapeva che sarebbe andata così stasera. Dobbiamo soltanto cercare di continuare a giocare così, a evitare, come ho detto prima, gli errori stupidi che si possono fare e rimanere tranquille, perché ho visto veramente, come hai detto tu prima in fase di commento, il nostro capitano molto nervoso, forse perché sempre, come tutte le varie discussioni che abbiamo fatto con Mr. Genchi, loro cercano sempre di capire che devono vincere 10-0. Non è possibile, perché una partita è sempre diversa dall'altra. Stasera il Molfetta è molto 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 messo ben in campo. La rossa, Mazzaro, Minafra, due belle squadre, due grandi squadre per Paolo Borsellino, che si affronteranno in campionato sempre in turno infrasettimanale il 27 novembre. Questa volta il campionato. Tempesta, Azzarino, Minafra ci ha provato, lo stunnizzo nero-verde, la palla si spegne fuori. Il punteggio è sempre fermo 1-0, equilibrio totale qui al Paolo Borsellino tra due belle squadre, squadre che si equivalgono, squadre dal potenziale offensivo enorme, e d'altronde il punteggio è ovviamente in equilibrio. Nicola, vedi quando ti dicevo prima che loro hanno qualche piccolissimo problema nel centro, quando anche questa azione è partita dal centro, perché loro lasciano molti spazi aperti perché cercano di coprire il più possibile le fasce laterali, vedi, sono sempre subito sulla persona o c'è il raddoppio, mentre al centro rimane sempre un po' più di spazio. Minafra perde palla, Giovanna Buono per Pati, la palla però era già fuori, nulla da fare per il Molfetta. Intraprendente finora il numero 7 del Molfetta, Pati, Mazzaro, Anaclerio ha tentato di girarsi, messa a terra Anaclerio, un cliente scomodo per tutti, è usato un po' di maniere forti Antonino in questo caso. Antonino, forse messa a terra. L'arbitro lascia troppo correre quest'oggi, un arbitro all'inglese, Nicola, diciamo così. Molto inglese per una partita di calcio a 5, molto inglese, sta lasciando molto correre. Vabbè. Anaclerio, è lei che finora decide questo match. Pati, la palla si spegne sul fondo. Tenta spesso la giocata
individuale, Pati 28 sul cronometro, il punteggio è sempre fermo 1-0, decide la rete di Carmela Anaclerio qui in questo mercoledì sera di Coppa Puglia, calcio a 5 femminile, amici sportivi che ci state guardando su Radio Doppio Zero, qui dal Paolo Borsellino, derbissimo tra Bitonto e Molfetta. Intanto ci ha provato Tempesta verso il collega Jacopone. Pati, buono, sbaglia lo stop, tutto semplice per Tempesta. Tempesta, Minafra, perde palla, la rossa, con la rossa, anticipata Anaclerio con la Pati. Pati, rimessa per il Molfetta, la sfera c'è, Pati, Giacò, palla troppo telefonata per un portiere come Maria Giovanna Tempesta, Mazzaro, la rossa, un po' spenta finora la rossa, intanto Mazzaro, forse con le mani, anzi senza forse, evidente il tocco di mano di Mazzaro. Un Molfetta che adesso sta guadagnando metri, un Bitonto costretto un po' più basso, un po' sulla difensiva in questo finale di primo tempo, Nicola. Sì, si sta rinchiudendo un po' in difesa perché è avanzato un po' di più il Molfetta in questi ultimi minuti. Era normale perché logicamente il Molfetta ha da recuperare una rete ed era inevitabile che il Bitonto si chiudesse, però noi abbiamo sempre il nostro pilastro che è Carmela Anaclerio al centro dell'attacco. Dell'attacco molfettese, scusate, dell'attacco bitontino, come in questo momento. Anaclerio, due su di lei, la fermano in qualche modo, non sappiamo, se in modo falloso o meno, però d'altronde è difficile da fermare Anaclerio. Intanto Minafra esce bene, qui Minafra si lotta su ogni pallone, Mazzaro stoppa a inseguire Pati senza complimenti, uno di recupero intanto in questo bellissimo primo tempo, l'equilibrio la fa da padrone, tutto, rigorosamente tutto sul filo del rasoio qui al Paolo Borsellino, la rossa, ci ha provato Minafra, in due tempi Jacopone, bella questa iniziativa da calcio piazzato del Bitonto, Minafra, Mazzaro, Anaclerio si gira, tacco però, riparte Molfetta con Baldari, interviene bene Mazzaro, era potenzialmente interessante il contropiede di Baldari, altra ex del Bitonto, ma di questo abbiamo già ampiamente parlato in questo primo tempo. Tanto chiude in avanti questo primo tempo il Molfetta, questo primo tempo assolutamente gradevole, bellissimo, combattutissimo tra due belle squadre, due grandi squadre che stanno facendo un bellissimo campionato. Intanto su questa parata di Tempesta finisce il primo tempo, si va a riposo sul punteggio di Bitonto 1 Molfetta 0. Per risentirci a breve per il secondo tempo dal Paolo Borsellino.
Siamo rientrati in diretta dal Paolo Borsellino di Bitonto. Il punteggio in questa prima fase di gioco è dell'1-0 per quanto riguarda Polisportiva Fai Bitonto, in vantaggio con la rete di Carmela Anaclerio. Abbiamo qui il nostro collega di Bitonto Live, Danilo Cappiello, che oltre a questo è anche addetto stampa dell'USD di Bitonto Calcio e addetto stampa del calcio a 5 maschile. Dani, vorrei un tuo commento su questo primo tempo. Sì, allora,
Primo, siamo in due a fare gli uffici stampa, sia del Bitonto Calcio, sì, che del Calcio a 5. Stasera ci sei tu soltanto. Primo tempo, direi che il vantaggio è meritato da parte del Bitonto. È una partita nervosa, ma lo si era detto piuttosto in maniera evidente anche durante la settimana. C'era anche da aspettarselo, vista la posta in palio alta e viste anche le motivazioni da parte di entrambe le squadre. Però credo che il Bitonto stia meritando il vantaggio. È un Bitonto che ha creato di più rispetto al Molfetta in fase di attacco, ed è un Bitonto che ha concesso anche poco poi al Molfetta, che comunque in un paio di occasioni si è reso pericoloso, ma ha trovato sulla propria strada la numero uno del Bitonto, Tempesta, che praticamente un muro lì fra i pali. Quindi voglio dire, all'intervallo l'1-0 è giusto per il Bitonto. Mi aspetto una ripresa in cui forse il Bitonto proverà inizialmente a fare la partita e a mettere dentro il secondo gol. È una Molfetta che sicuramente credo si riverserà con maggiore convinzione nella fase difensiva del Bitonto. Senti Danilo, ho visto le ragazze del Bitonto che hanno avuto molti problemi sulle fasce, perché le ragazze del Molfetta sono andate subito sulla palla o hanno addirittura raddoppiato. Qualche spazio in più forse al centro? Sì, io credo che il Bitonto ha le qualità per fare male al Molfetta per vie centrali. Credo che abbia tutte le qualità necessarie per poter trovare altre soluzioni che non siano le fasce laterali. Però il calcio a 5 è uno sport complesso, voglio dire, gli spazi sono comunque ristretti, quindi o da un lato o dall'altro la coperta risulta sempre corta. Io ripeto, sto vedendo una bellissima partita dal punto di vista dell'agonismo e della cattiveria necessaria che serve per affrontare queste partite. Dunque vedremo un po' questa ripresa cosa saprà regalare. Grazie Danilo Cappiello, ha detto stampa del Bitonto Calcio. La linea torna a Michele Cotugno De Palma per il commento della partita. Rieccoci amici sportivi, qui in diretta Paolo Borsellino. Mazzaro non si intende con Anaclerio. Vedremo quali cambiamenti vedremo in questo secondo tempo. E nel Bitonto e nel Molfetta. Il Molfetta veramente ha bisogno di segnare per rimettere in parità il punteggio. Invece il Bitonto ha bisogno di segnare per aumentare il distacco sul punteggio. La rossa cerca l'imbucata per Mazzaro, si difende bene la squadra ospite, sempre Mazzaro, la rossa. Primo tempo un po' sottotono per il capitano del Bitonto, un po' nervosa ma anche ben controllata dal Molfetta, che ha capito come è lei una delle principali fonti di gioco neroverdi. Il capitan La Rossa, Mazzaro, Azzarino, La Rossa, Anaclerio, guardate l'enorme stazza, e questa volta viene messa a terra anche in modo abbastanza plateale. Giallo per il numero 13 del Molfetta, Cortese. Quindi 1-1 per il Cartellini. Al giallo nel primo tempo di La Rossa ha risposto il giallo dell'altro capitano, Cortese. Punizione da posizione abbastanza favorevole per il piede di capitan Flora La Rossa. Vedremo come vorrà sfruttare questa chance il capitano delle Lioncelle. Due gialli sul tappeto dell'arbitro, La Rossa prima e Cortese poi, per intervento falloso e danni di Anaclerio. Ecco La Rossa si salva in angolo il Molfetta. Chiaramente l'attenzione è sempre alle stelle qui al Paolo Borsellino. Sfuma anche questa chance per il Bitonto. Riparte il Molfetta con Giacò. Avanza Giacò, si difende bene Azzarino, ancora Giacò, Baldari, Giacò, poi perde palla Anaclerio, mette forse un po' di timore a Baldari, che la spazza via senza complimenti. Rimessa per il Bitonto, Tempesta, Anaclerio, poi Mazzaro, esce Jacopone, Giacò, riparte il Molfetta, ora Giacò, un dribbling, un altro, Cortese, Baldari, Tempesta. In qualche modo il Bitonto si salva, poi la conclusione, Azzarino, insidioso il Molfetta in questo caso, costruita bene la manovra molfettese. Intanto
anticipo secco di Giacosu Anacleri. Intanto Azzarino, la gara è sempre combattuta. Baldari sbaglia lo stop, in questo caso Pati, e sfuma un'occasione favorevole per il Molfetta. Però la Molfetta ha iniziato benissimo nel secondo tempo. Sì, il Molfetta ha iniziato benissimo nel secondo tempo. Il Bitonto logicamente ha dovuto tirare per forza un attimino il remi in barca. Come diceva Danilo prima, il calcio a 5 è strano, perché comunque devi riuscire a trovare il pertugio giusto per poter poi andare a rete. In questa seconda fase, in questo secondo tempo, comunque stanno chiudendo tutti gli spazi entrambe le squadre, e sarà il classico, come abbiamo detto sempre, molto spesso a volte, episodio che darà poi la svolta alla partita. Baldari, palla campanile di testa Anaclerio, ma il Molfetta, come dicevo poc'anzi, come ho detto poc'anzi, è meglio messo in campo adesso. Intanto Anaclerio difende questa sfera, pressora contro tre, rimessa per il Bitonto, fondamentale la stazza di Anaclerio. Intanto con il Bitonto allontana il Molfetta la minaccia, tempesta, Mazzaro ora cerca di prendere metri sul campo il Bitonto, la rossa sempre ben marcata, la rossa Anaclerio, non si intende con Azzarino. Molfetta che pressa le Lioncelle, quindi per queste è difficile impostare la manovra offensiva. Baldari, Pati, con la Pati la conclusione forse ostacolata. Pati, la palla si è spenta sul fondo, ha avuto la chance importante Pati qualche minuto fa, ma lo stop avanti a tempesta è stato difettoso. Intanto perde palla il Bitonto in modo sciagurato. Guarda, il Bitonto tante palle perse, nervoso in questo secondo tempo. Nervoso e soprattutto pieni di errori, perché le ragazze hanno sbagliato qualche palla in più, come quest'ultima dove poi le ragazze del Molfetta sono andate a rete. Meno male che la ragazza, che è la giocatrice del Molfetta, ha sbagliato, però questi errori non si possono fare assolutamente. Assolutamente no. Un Bitonto nervoso che deve tornare a giocare semplice, con calma. Pati, avanza Pati, alla meglio Mazzaro. Tanti scontri questa sera, una gara che non sta mancando assolutamente di nulla. Prova la rossa, una gara bellissima, impossibile dire chi avrà la meglio. Il Bitonto è vero, è in vantaggio, ma il Molfetta in questo secondo tempo è iniziato a sprombattuto, sta vendendo cara la pelle, e per il Bitonto sarà veramente difficile portare a casa i tre punti in questo primo turno per il Bitonto di Coppa Italia, Coppa Puglia. Invece il secondo complessivo, il Bitonto ha rimandato l'esordio contro il San Severo, che era in programma il giorno, un mese fa praticamente, il 13 di ottobre. Tanto rimessa per il Molfetta, la sfera c'è sempre, il numero 7 Pati, Giacò tenta il tiro, ribatte Anaclerio, tantissimi scontri, tantissime giocate, molteplici tentativi, tutto questo è finora Bitonto Molfetta. Pati, avanza Pati, la conclusione si spegne sul fondo, ma il Molfetta sta cercando di tutto per portarsi in parità. Ha anche alzato il volume della manovra, la velocità, e il Bitonto, diciamo onestamente, è in difficoltà, Nicola. Sì, il Bitonto è in difficoltà. La fortuna che stiamo avendo in questo momento è che le ragazze di Molfetta sono un po' troppo diciamo solitarie nelle loro azioni di gioco, cioè tendono a chiudere l'azione da solo piuttosto che passare la palla. Questa è una piccola fortuna per noi, ma su questo non possiamo assolutamente cullarci, perché poi come niente può cambiare il risultato, come nulla. Assolutamente sì. Intanto dall'altra parte angolo per il Bitonto, guadagnato da Anaclerio. Con Anaclerio, la rossa, sempre la rossa, angolo, resta lì il Bitonto. Il Molfetta continua ad annullare la rossa, la principale fonte di gioco del Bitonto, e chiaramente questo ha un suo peso nel computo generale della partita. All'ottavo in questo secondo tempo,
punteggio fermo, inciodato sull'1-0. Decide il guizzo del primo tempo di Carmela Laclerio. Intanto è una rimessa per il Molfetta, che chiaramente ha fretta, accelera i tempi. Il punteggio l'avete sotto 1-0, ma in questo secondo tempo, anche per questo, in questa seconda frazione sta cercando di accelerare notevolmente il volume del gioco. Intanto Giacò, la conclusione, tempesta in calcio d'angolo, ma è la dimostrazione che il Bitonto è alle corde, Nicola. Sì, purtroppo sì, il Bitonto è alle corde, me ne sono accorto e ce ne siamo accorti un po' tutti, oltre al fatto che il nostro portiere Tempesta ha lanciato un urlo enorme perché c'era un buco in difesa che le ragazze non hanno coperto, logicamente ha chiesto di essere più attente in fase difensiva. Ci stiamo scollando un attimo, ragazzi, e non dobbiamo assolutamente farlo, perché sta iniziando a venire fuori il troppo nervosismo di tutta la squadra. Assolutamente sì, un Bitonto anche che sembra un po' troppo lungo in campo in questo principio di secondo tempo. Vedremo cosa vorrà fare mister Genchi per porre rimedio a questa situazione complicata. Tanto rimessa per il Bitonto, la rossa Azzarino con la rossa perde palla, riparte Molfetta, Pati contro due, fermata, calcio piazzato per il Bitonto. Intanto viene allontanato dalla panchina Antonio Pollino per eccessive proteste. Assolutamente sì, è stato allontanato, però diciamolo onestamente, non era fallo, perché la nostra ragazza ha messo giù il piede, ha allargato il piede per bloccare la palla, che poi logicamente andando sulla palla prendi anche la gamba dell'altra avversaria, è inevitabile che possa cadere. Però mi sembra veramente molto molto esagerata come decisione da parte dell'arbitro, non tanto nella punizione quanto nel fatto di aver comunque espulso diciamo che se fallo questo, i falli precedenti erano anche fallacci, diciamo, esatto, così. Esatto. Tant'è, ritorniamo in diretta in cronaca. Allontanato Antonio Bollino, un membro dello staff della polisportiva. Calcio piazzato per Molfetta da posizione molto interessante sulla sfera, il numero 7 Pati, chiaramente occasione importante per le arancionere, la squadra di mister Roberta Varano. Pati non si intende questo schema, ma resta in proiezione offensiva la squadra molfettese, che sta dimostrando anche qui al Paolo Borsellino contro la capolista in campionato il suo enorme valore. Intanto ci ha provato Giacò, poi Pati, e il Molfetta che fa la partita, e diciamo che il Bitonto. Intanto la rossa, contropiede Minafra, era bella questa azione, poi ha salvato tutto per il Molfetta, un difensore era pronta sul secondo palo Azzarino a chiudere questa triangolazione, la rossa Minafra. Intanto sempre la rossa, cede la sfera a Mazzaro, la rossa. La gara resta sempre di una intensità rara per un calcio a 5 femminile, soprattutto per una Coppa Puglia, ma d'altronde un derby deve dare questa emozione. Intanto Mazzaro alla disperata blocca la sfera Jacopone, un Bitonto che cerca in contropiede di farsi vedere. D'altronde la qualità non manca tra le fila delle Leoncelle. Ci ha provato Mazzaro, ha salvato tutto Jacopone. Dicevo, sta dando tanti spunti di riflessione il derby, questo derby di Coppa Puglia. Non sta assolutamente mancando di niente nelle emozioni, nelle vibrazioni, negli scontri di gioco, nell'intensità. Sicuramente non vi state annoiando, amici sportivi che state seguendo con noi questa partita, e sicuramente non si sta annoiando il pubblico che sta assiepando qui il Paolo Borsellino. La rossa si gira, la rossa
prova a mettere in mezzo, si salva Molfetta che riparte, o meglio prova a farlo Giacò, tenta per tutto per buono, fermato Anaclerio, la rossa Anaclerio, sempre Anaclerio, Mazzaro, ancora Mazzaro, protegge palla Mazzaro, la rossa, la rossa, tiro deviato in calcio d'angolo, un Bitonto che Nicola guadagna qualche metro, sta guadagnando qualche metro, probabilmente hanno cominciato a riprendere le idee su quello che devono fare adesso. Flora la vedo un attimo più concentrata e forse un attimino meno nervosa rispetto al primo tempo. Devono continuare a giocare così, ragionandoci un attimo, non dovendo per forza pensare che devono andare a rete subito e per forza, perché non è detto che debbano o possano farlo. Devono continuare a giocare serenamente e questo credo sia l'unica possibilità che loro possono e devono avere per poi andare a rete. Ci ha provato Mazzaro, intanto palla in out, adesso sfruttato male questo calcio d'angolo per il Bitonto, riparte a testa bassa il Molfetta, numero 3 Barbaro, quindi Giovanna Buono, bomber Giovanna Buono, poi perde palla il Molfetta, Anaclerio si allunga un po' troppo la sfera, palla facile per Jacobone, lancia troppo lungo per Buono, rapidi capovolgimenti di fronte, non c'è un attimo di sosta in questo derby di Coppa. Mazzaro, Minafra perde il momento giusto, Minafra aveva stoppato bene la palla, poi si è un po' persa, intanto si lotta con accanimento a centrocampo, era potenzialmente interessante la chance di Minafra qualche secondo fa. La rossa, Anaclerio stoppa la palla, Minafra, il raddoppio del Bitonto, intanto resta a terra la rossa, colpita duro la rossa, ha segnato il numero 22 Barbara Minafra. Intanto resta a terra la rossa, sicuramente colpita duro nell'azione che ha portato al raddoppio di Barbara Minafra. Speriamo non sia nulla di grave per il capitano del Bitonto. Intanto nervosismo proprio di La Rossa, che forse avrebbe bisogno di un po' di riposo, qualche minuto in panchina le farebbe male. Sì, probabilmente sarebbe meglio toglierla per qualche istante, perché veramente molto 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 nervosa. Mi rimangio tutto quello che ho detto qualche minuto fa, forse stava nascondendo questa rabbia e questo nervosismo da questo punto di vista, poi adesso con il secondo gol magari si è liberata esplodendo in questa maniera. Forse sarebbe meglio qualche minutino in panchina per farla rifiatare un attimo, soprattutto mentalmente. Non sappiamo chiaramente l'entità del colpo che ha subito la rossa, ma tant'è, il punteggio dice Bitonto 2, Molfetta 0. Al gol di Anaclerio segniamo anche quello di Minafra. Intanto ci ha provato da fuori Giovanna Buono, risposta puntuale, attenta, precisa di Maria Giovanna Tempesta, ma chi pensa che il match sia finito ha sbagliato completamente idea. Il Molfetta non cederà fino all'ultimo, come è giusto che sia. Intanto ci ha provato in questo caso Alessandra Tempesta, anche lei veterana del Bitonto, tanto di testa Giovanna Buono, quindi cambia il punteggio al Polo Borsellino, Bitonto 2, Molfetta 0, il gol dello sculnizzo Barbara Minafra, ci ha chiuso comunque una bella azione tra Anaclerio, la rossa, poi lei col tocco sotto la traversa ha battuto Jacobone. Ora vedremo se questo gol metterà un po' più di fiducia, un po' più di tranquillità alle Leoncelle. Antonino Buono, Antonino, Tempesta, ora Tempesta, sbaglia Minafra, 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 ci ha provato, para Jacobone, bello questo tentativo di Barbara Minafra, gasata dal gol di qualche minuto fa. Buono,
quando il tifo si fa incandescente qui al Polo Borsellino. Il gol anche dato fiato ai tifosi, Nicola. Sì, assolutamente, sono raddoppiate anche le persone presenti al Polo Borsellino questa sera, veramente è sold out. 18 minuti di pura battaglia, Bitonto 2-0. Flora sta recuperando un attimino, anche se è subito rientrata. Vediamo, perché questa partita c'è ancora 10 minuti abbondanti più il recupero. E come abbiamo sempre detto, nel calcio a 5 tutto è possibile in 10 minuti. Si fischia, tutto è possibile. Intanto calcio piazzato per il Bitonto, sulla sfera ci sarà la rossa. Calcio piazzato guadagnato dalla infaticabile e instancabile Carmela Naclerio. Fondamentale oggi il contributo del pivot nero-verde. Anaclerio prova per Minafra. Anaclerio sempre due, sempre raddoppiare su Anaclerio. D'altronde la stazza è quella che aiuta tantissimo la squadra nel salire, nel prendere posizione, nel tenere palla. Un pivot classico, Anaclerio. È lei che ha sbloccato il punteggio nel primo tempo. A raddoppiare poi ci ha pensato Barbara Minafra. Ora è Molfetta in possesso palla. Tempesta, l'altra tempesta, Alessandra. Buono, Anaclerio. Minafra, Azzarino. Ora Azzarino all'indietro per l'altra tempesta. Maria Giovanni, il nostro portiere, anche oggi si è fatta trovare pronta quando è stata chiamata in causa. Ventesimo in questo secondo tempo, 10 più recupero da vivere intensamente col fiato in gola, amici sportivi di Radio Doppio Zero, qui in diretta dal Polo Borsellino di Bitonto per questo secondo turno. In realtà il Bitonto è l'esordio in Coppa Puglia. Azzarino, non c'è nessuno sul secondo palo, era bella questa chance per Azzarino, non ci ha creduto Barbara Minafra. Intanto ancora tempesta, lo scontro tra tempeste, alla meglio l'estremo difensore del Bitonto. Azzarino, forse fallo di mano, e così è giallo per Giacò. È il terzo giallo del match, 2 per il Molfetta, 1 per il Bitonto. E se nel primo tempo abbiamo detto che il Molfetta non aveva accusato il colpo dell'1-0, mi sa che invece questo l'ho sentito, perché si sta un po' allargando le maglie fra difesa e attacco, tanto che noi abbiamo e stiamo avendo la possibilità di entrare molto più spesso in area di attacco, sia con Flora La Rossa, sia con Carmela Naclerio, sia anche con Barbara Minafra. Forse bisognerebbe sfruttare questi 3-4 minuti ancora, dove il Molfetta sta cercando di capire come chiudere gli spazi dopo i due gol subiti. D'altronde subire gol quando attacchi non è mai semplice a livello mentale. Intanto Anaclerio non si intende con Minafra. La conclusione, salva Mazzaro. Ancora il Molfetta prova, ma non si intende questa occasione. Il Bitonto ha avuto l'occasionissima sull'asse Anaclerio Minafra per chiudere il match. Poi dall'altra parte ci ha provato il Molfetta. Intanto Jacopone esce bene, riparte Pati, si allunga troppo la sfera. Pati, 8 più recupero al termine di questo match in Coppa Italia, intensissimo. Sembra quasi non un match di calcio femminile per quello che si è visto in campo. La rossa! È proprio lei! Proprio lei! Flora La Rossa! Ha segnato il capitano! Il numero 10! Flora La Rossa! Nicola, gol bellissimo, perché cercato, voluto! Cercato, voluto e segnato! Credo che questo forse potrà calmare i pensieri di Flora. Voleva segnare, l'ha fatto, probabilmente adesso le servirà per ragionare un attimino di più sulla palla. Gol che forse chiude le sorti di questa contesa. D'altronde
il Molfetta, come giustamente diceva Nicola poc'anzi, ha sentito e non poco il colpo del 2-0. D'altronde, lo ripetiamo, quando subisci il gol nella tua fase migliore, mentalmente il colpo è devastante, e il Bitonto poi, sfruttando la sua enorme qualità offensiva, sta legittimando il punteggio. Adesso dice Bitonto 3, Molfetta 0. E ora obiettivamente si fa complicata la strada per il Molfetta per rimontare questo derby. Intanto ci prova Mazzaro di petto, il colpo di Mazzaro. Intanto la conclusione, Tempesta, si conferma un muro insuperabile, Maria Giovanna Tempesta. Ora il Molfetta chiaramente tenta il tutto per tutto. Ancora Tempesta sul tentativo dell'altra Tempesta. Il Bitonto deve stare calmo. Il punteggio dice 3-0. Intanto Minafra. Minafra! Ha ragione Maria Grazia Tempesta quando chiama le ragazze chiedendo loro calma. Devono tranquillizzarsi adesso. Siamo in vantaggio di 3 reti. Mancano circa 6 minuti più il recupero. Abbiamo tutto il tempo per poter gestire questi 3 gol di vantaggio. Giovanna, Maria Grazia dall'altra parte. Entriamo in diretta con il Molfetta che veramente adesso ancora di più tenta il tutto per tutto, perlomeno per rimettersi in carreggiata. Ci ha provato il numero 9 Giacomo, rimessa per il Molfetta che resta in fase offensiva. Un Molfetta che forse non merita i 3 gol di distacco finora, ha giocato bene, ma la qualità del Bitonto finora sta facendo la meglio. Sai, sì, logicamente sulla distanza la qualità del Bitonto si è vista, perché poi le ragazze hanno cercato sempre più di compattarsi e di essere vicine nelle fasi di gioco. Adesso Mister Genchi ha chiesto un time out, logicamente chiamando anche Carmela a raccolta. E come giustamente sto cercando di vedere un po' le parole di mister Genchi da lontano, ecco, stanno dicendo di portare calma su ogni pallone, cioè è inutile cercare di contrastare gli avversari in maniera molto furente, ma devono rimanere il più tranquillo possibile. Sono, come ho detto, mancano 26 minuti, per cui sono 4 minuti più il recupero. Certo, chiudersi in difesa potrebbe anche essere cosa buona e giusta, però probabilmente devono giocare solamente razionalizzando tutte le palle che avranno nei loro piedi. Ricordiamo che il Bitonto domenica sarà impegnato in campionato, l'ottavo turno, nella trasferta non semplice di Monopoli contro l'Esperia. Invece Molfetta osserverà il turno di riposo. Tutto è pronto per ripartire in questo rush finale di questo bellissimo match, di questo bellissimo derby che per ora dice Bitonto, Polisportiva 3, Molfetta 0. Ricordiamo le reti nel primo tempo di Anaclerio, nella ripresa Minafra e La Rossa. Una partita molto vibrante, molto combattuta, molto equilibrata, dove Molfetta non ha assolutamente demeritato. Infatti ricordiamo, forse non ci stanno i 3 gol di distacco, ma il Bitonto d'altronde può contare su una qualità enorme, e come singolo e come collettivo. D'altronde non si è in testa in campionato, a punteggio pieno, senza sconfitte, solo vittorie. E anche quest'oggi, anche questa sera, nel match più importante finora della stagione, la qualità nero-verde sta avendo la meglio. Intanto La Rossa, Jacopone fa sua la sfera, anticipando anche Anaclerio. Pantaleo, rimessa per il Bitonto, per il Molfetta, scusate. Baldari all'indietro, non si intendono. Baldari con Giacò, secondi in questo secondo tempo, in questo Paolo Borsellino pieno, zeppo come un uovo, veramente sold out, come diceva Nicola poco fa il Palasport Bitontino. Bitonto ha risposto con coraggio, come doveva, in questo importante appuntamento delle Lioncelle, e questo sicuramente un bene anche per il proseguo della stagione. Intanto gioco fermo,
A terra è Pantaleo, colpita duro. Veramente tutti i secondi preziosi per il Bitonto. Si riparte con la rossa. Anaclerio di testa, ci ha provato Anaclerio, forse un po' spinta. Oggi enorme il contributo ci ha dato il 4 del Bitonto, Anaclerio, non soltanto perché lei ha aperto le marcature, ma per la lotta, la quantità ci ha avuto in tutta la partita. Nicola. No, stavo soltanto cercando di osservare come erano messe le ragazze in campo in questi ultimi due minuti. Logicamente, vedi, stanno chiudendo ogni spazio disponibile, giusto con un po' più di tranquillità. Disimpegno un po' complicato per il Bitonto, intanto difende bene di fisico questa palla Anaclerio. Dicevo, Anaclerio, Nicola, oggi Anaclerio tanta roba, gol a parte, tanta quantità, sì, e qualità. Assolutamente, come sempre, Carmela al centro dell'area è quella che fa il gioco sporco, nel senso che cerca di recuperare quanti più palloni possibili e poi si gira su se stessa per dare la possibilità o di tirare o comunque di passare alle sue amiche. Vi volevo soltanto informare di una cosa, siccome mancano pochissimi minuti al termine, anzi mancano veramente pochi secondi più il recupero, subito dopo il termine della partita andiamo un attimo in pubblicità e poi andiamo a cercare di recuperare le due ragazze. Vorrei intervistare stasera il capitano e Carmela Anaclerio a chiusura di questa partita. Assolutamente, quindi restate con noi amici sportivi, non ci abbandonate al fischio finale. Intanto anche Facchino, mister Genci, che pulisce il parquet del palazzetto. Intanto rimessa per il Molfetta, ultimi sussulti di questo vibrantissimo derby. Ricordo, domenica sarà già campionato con l'ottavo turno, il Bitonto impegnato in casa dell'Esperia Monopoli, invece il Molfetta seguirà il turno di riposo. Intanto la conclusione, il palo colpito da Giacomo, fortunato in questo caso il Bitonto. Intanto ancora Giacomo, chiude in avanti il Molfetta. Pati, ribattuta, palla semplice tra le braccia di Tempesta. La rossa difende palla, fa passare il cronometro. La rossa non certamente alla forma migliore quest'oggi, ma il gol, quello, il 3-0, ci ha chiuso il match. È stato da applausi perché è voluto, anche di qualità, di pregevole fattura, cercato sotto l'incrocio quello di La Rossa, che nonostante tutto, nonostante il nervosismo, le difficoltà, ha dato anche oggi il suo notevole contributo. Manca pochissimo al derby qui al Paolo Borsellino, che il Bitonto sta portando a casa. Quindi 8 partite, 8 vittorie tra campionato e coppa per il Bitonto. Inizio di stagione straordinario per le ragazze messe assieme da Silvano Intini, che chiaramente gongola il patron del Bitonto per la creatura che in estate è riuscita a mettere insieme. Notevoli, ricordiamo, gli sforzi che il gruppo Intini e quindi Silvano Intini ha messo in campo quest'estate per rifondare la squadra e per creare su un gruppo, per puntare dritti alla Serie B. Intanto calcio piazzato per il Bitonto, tiro libero. La Flora, la Rossa contro Jacobone. Tutto è pronto. La Rossa para Jacobone. Quindi tiro libero fallito da La Rossa. Occasione importante per il poker, per il Bitonto. La Rossa perde palla, poi Mazzaro. Tiro rimpallato quello di Mazzaro. Anche per lei oggi tanta quantità, soprattutto in fase di impostazione, in fase di difensiva. Per Mazzaro, un altro arco tra le tante frecce per mister Lorenzo Genchi.
tanto fallo della Rossa che ricordiamo è già ammonita, quindi deve stare attento il capitano del Bitonto che sente forse più degli altri questa partita. Fuori la Rossa, dentro Minafra, intanto esulta il pubblico nero-verde. Il Bitonto è sempre più vicino a questo esordio convincente, vittorioso in Coppa Italia, in Coppa Puglia, scusate, e sono 8 su 8. Quindi il Bitonto, è il caso di dirlo, viaggia sull'otto volante. Michele, io non so se tu ti sei reso conto di quanti minuti ha d'arbitro. 5 minuti, per cui siamo veramente in dirittura d'arrivo. Traversa! Traversa di Anaclerio! E su questa azione! Game over al Paolo Borsellino! Il derby si tinge di nero-verde per il Bitonto, 8 su 8! Ricordiamo soltanto il punteggio fino al Paolo Borsellino in attesa dell'intervista a fine partita. La Polisportiva batte il Molfetta 3-0. Ricordiamo le reti Anaclerio, Minafra e La Rossa. Appuntamento a qualche secondo per l'intervista a fine partita di Nicola Vacca. Per adesso, ma solo per adesso, un saluto agli amici di Radio Doppio Zero. Eccoci qua, siamo rientrati in diretta alla Pala Borsellino di Bitonto. Vi ricordo, in questa seconda giornata della Coppa Puglia il Bitonto ha avuto la meglio sul Macula Molfetta per 3-0. Carmela Anaclerio, che partita abbiamo fatto stasera?
Sì, una gran bella partita. Diciamo che nelle partite importanti ci facciamo sentire. Ecco. Senti Carmela, troppo nervosi il primo tempo? Ma molte compagne mie ci tenevano tantissimo a questa partita e anche la società si è fatta molto sentire questa settimana e quindi sì, un po' contratte all'inizio, però poi ci siamo sciolte abbastanza bene, direi. Senti, una partita comunque che sentivate, cioè sapevate che doveva essere difficile oggi? Sì, sì, perché comunque tra le accreditate per questa Coppa e quindi sì, nonostante due assenze pesanti, però noi abbiamo accettato di fare questa partita oggi perché ben sapendo l'importanza del gruppo, perché siamo un gruppo abbastanza unito e tutte sono importanti. Come al solito tu pilone di riferimento al centro dell'area. Sì, ormai mi hanno accreditato questo ruolo e mi piace, so che devo migliorare ancora tanto, però vabbè, siamo ancora ottobre, novembre, dai. Ok, grazie, ti facciamo andare a fare la doccia, grazie per essere stato qui con noi. Ok, allora cerchiamo di recuperare un'altra. Nel frattempo Gattuso, Alessandra Mazzaro. Alessandro, un attimo, tu invece sei stato molto cattivo perché sei stato cacciato via dall'arbitro. Io ho chiesto solo spiegazioni. Hai chiesto spiegazioni? Vieni qua vicino al microfono perché tutta la vita. Vabbè. Allora, che ho chiesto a Carmela che partita è stata molto difficile. Sì, è stata una partita molto difficile, molto combattuta, però sapevamo le nostre forze e abbiamo messo praticamente in pratica quello che proviamo durante gli allenamenti, le nostre qualità, e man mano stanno venendo fuori sempre di più le qualità di questa squadra. Senti, noi abbiamo visto che avete avuto un po' di problemi sulle fasce laterali, perché loro comunque subito raddoppiavano, mentre avete avuto qualche spazietto in più magari in fase centrale. Sì, loro chiudevano molto di più le parallele, quindi inizialmente noi, sfruttando le caratteristiche della nostra squadra, cercavamo più la corsa, poi però ci siamo resi conto che alla fine ci lasciavano gli spazi in mezzo. Abbiamo puntato soprattutto con un pivot come Carmela, ci ha dato una grande mano e quindi con le triangolazioni nel centro abbiamo fatto male comunque. Senti, siete consapevoli che comunque siete un'ottima squadra, un ottimo gruppo? Sì, sì, su questo sì, secondo me dobbiamo crederci ancora di più sulle nostre capacità, però siamo a buon punto, comunque siamo una squadra nuova, però siamo a buon punto, speriamo bene, sempre di migliorarci. Ok, grazie, ti facciamo andare grazie a farla. A voi. Grazie a voi per la bella partita di stasera. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare anche il direttore sportivo. Allora, eccolo qui, sta arrivando, direttore sportivo Matteo Caracciolo. Allora, direttore, una partita difficilissima, si sapeva, Molfetta ha attaccato, chiuso tutti gli spazi, il Bitonto ha avuto il primo tempo dove è stata un po' più contratta, un po' più nervosa, però poi pian piano i gol sono venuti fuori. Con poi l'urlo liberatorio alla fine. È stato più di uno di urli. Sì, hai fatto tu una bella disamina, oggi era una partita molto tosta. Purtroppo c'erano insomma molte questioni aperte che diciamo si protraevano dall'estate, quindi questo ha fatto sì che le nostre ragazze affrontassero questa partita con un piglio diverso dal solito, perché oggi si è vista proprio una squadra che combatteva su ogni pallone, hanno fatto tutto ciò che abbiamo preparato. Purtroppo abbiamo anche delle assenze importanti per infortuni e per motivi extra campo. Io mi sentirei di insomma, dedicare questa vittoria soprattutto al Presidente, perché insieme a noi insomma, ha passato un'estate molto travagliata, perché persone che ora gravitano all'interno del Molfetta hanno straparlato e quindi, come al solito, noi la parola diamo al campo e penso che insomma si sia visto con un bel 3-0, andiamo tutti a casa. Va bene Matteo, so che ci tenevi a dire questa cosa perché effettivamente è stata un'estate travagliata, noi vi abbiamo seguito in silenzio come Radio Doppio Zero, insomma, per cui sappiamo che cosa è successo dietro e comunque effettivamente hai detto tu, il campo questa sera ha detto tutto. Grazie, comunque grazie a parte i margini di miglioramento, possiamo comunque essere contenti di questa squadra. Sì, 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 come squadra siamo ormai collaudata. Io penso che insomma, i risultati iniziano a parlare per noi.
quindi ci aspettiamo sempre il massimo dalle ragazze. Le ragazze sono iper concentrate per tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati e alla fine è sempre il campo che parla, quindi il campo ora ci sta dando ragione, speriamo di mantenere questo modus operandi per tutta la stagione, come insomma ci auguriamo. Grazie a Matteo Caracciolo, direttore sportivo della Polisportiva 5 Bitonto. Io vi ricordo ancora una volta il risultato, seconda giornata di Coppa Puglia. Polisportiva 5 Bitonto batte Macula Molfetta 3-0. Da Nicola Vacca della squadra esterna 1 di Radio Doppio Zero e dal commento di Michele Cotino De Palma è tutto. L'appuntamento ad una prossima occasione. Buonasera a tutti.